Michele, come ce l'ho io? Più piccolo! Più piccolo. Piccolo, piccolo! Anzi, aspetta. Più piccolo. E detta così, ragazzi, io non lo so, a buon intenditor poche parole. Ciao ragazzi, siamo qui nel garage del Desmo Sbirro e oggi vi farò vedere come si può sostituire una gomma ad un cerchio di una moto in maniera del tutto fai da te. Più che fai da te, fai da sé, perché farà tutto lui, io non faccio nulla. Sta cercando di scendere lo smontagomme ProWorks Road. Vi metterò il link in descrizione se volete comprarlo. Non siamo sponsorizzati, lui l'ha pagato il giocattolo. E vi faccio vedere come riuscirà facilmente a togliere la gomma e a montare la gomma nuova, sperando senza rovinare il cerchio. Ma andiamo subito a vedere come effettivamente si muoverà. In questo momento c'è Michele che sta fissando al pavimento tramite gli appositi fori che lui ha realizzato con dei Fisher per agevolarsi, visto che normalmente fa tutto da solo e anche oggi farà tutto da solo, quindi reggere lo smontagomme con le gambe è alquanto scomodo. A parte che è impossibile smontare la gomma se non fissi questo appagamento. Lo smontagomme ha delle modifiche, ha praticamente, come vedete, il Teflon che esce originale, ma lui ha messo anche dei pezzi di legno per alzarlo un po' e ha sagomato per far entrare bene il disco della moto e quindi non andare a rovinare il disco. L'altra modifica qui, questo perno centrale, lui in fondo l'ha saldato perché comunque si muove un po' e ha voluto stare un po' più tranquillo. Per il resto lo smontagomme è praticamente originale. Il cerchio che andremo a smontare è quello del mio S1000RR, quindi un cerchio HP, come vedete la gomma montata sul cerchio è finita e gli andremo a mettere una nuova Pirelli Superbike SC1. Nella confezione non escono i tamponi per adattare lo smontagomme ai cerchi delle moto, quindi in Teflon Michele se li è fatti realizzare appositamente sia per il cerchio della sua V4 che per i cerchi dei suoi amici, Sì, così perché potrà la faticarsi. V4 giustamente c'ha il pernetto piccolo e quindi. Eh sì, si nota che rispetto agli altri. Questo dovrebbe essere standard. cioè, questo dovrebbe essere della mia, probabilmente il tuo per il monodado è praticamente 3 volte tanto. Quindi anche questo, ragazzi, vi ricordo che dovrete farvelo realizzare o ve lo dovrete realizzare da soli per bloccare il cerchio. Un'altra cosa indispensabile è il sapone per andare a bagnare un po' la spalla della gomma e inserire più facilmente la gomma nel cerchio. Poi abbiamo tutti gli altri pezzi dello smontagomme e qui abbiamo un accessorio che per chi vuole smontarsi la gomma da solo è indispensabile. In pratica, questo aggeggino qui va a simulare il comportamento del ginocchio per schiacciare la gomma, ma poi lo vedrete nel video mentre Michele si metterà all'opera. È praticamente quasi pronto, dovrà finire a riassemblare lo smontagomme e potremo procedere. In qualche minuto dovrebbe essere tutto pronto. E cominciamo ad apprestarci con il giravite per togliere il valvolino interno della valvola e togliere l'aria. Vai Michele, buon lavoro! Si fanno pochissimi giri, la parte interna del valvolino andrà via e comincerà a sputare tutta la pressione dell'aria, in questo caso circa 2 bar. Aspettiamo che la gomma perda completamente la pressione, ma ci vogliono veramente pochi pochi secondi, e andiamo ad inserire il cerchio nell'apposito smontagomme. Cerchiamo di azzeccare il buco col perno centrale, come potete vedere è già stabile, si mette il tampone in Teflon, bello a pressione, la gomma anche spingendola non si muove più. Per bloccare definitivamente il cerchio, visto che dovremmo ruotarlo, andiamo a mettere un altro piro di ferro Questo è artigianale. appositamente creato con tubi di gomma per non rovinare i cerchi. No, c'è l'anima di ferro dentro, poi il rivestimento di un tubo praticamente questo dell'acqua più un'ulteriore spugna per non rovinare.
Ok, per non rovinare i raggi del cerchio. Perché questa andrà praticamente a contatto con questo lavoro qua. Così va abbattuta il cerchio e ora inserisce la prolunga per andare a stallonare tutta la gomma. Dovete ricordarvi di regolare bene questa leva. In modo tale che deve arrivare sul bordo della gomma, ma ovviamente non deve toccare il cerchio, se no lo andrebbe a mangiare. Altrimenti roviniamo tutto. Fate un po' di forza. Il valvolino è ancora fuori dalla sede, Ah, quindi eccola. l'aria uscirà. Quest'altra modifica che ho fatto, sempre perché sono maniaco che non voglio rovinare i miei cerchi, perché quelli del Conti possiamo anche rovinare, ma i miei no. Praticamente abbiamo messo la spugnetta in modo tale che se va a toccare, c'è la spugnetta che... Raga, ma di che stiamo a parlare? Cioè, c'è gente pignola, ma sto cavolo di Desmo Sbirro è proprio un'ansia per quanto è pignolo. Cioè, non mi si caga proprio. Niente, sta a fa il cerchio. Vabbè. Questo momento ha stallonato la prima parte della ruota, quindi ora rigira la ruota e il cerchio e fa l'operazione anche all'altra spalla. Ragazzi, voi non vi rendete conto, Michele è uno che non fa praticamente nulla, una volta che fa qualcosa fuori il tempo si sta scatenando tuoni, fulmini, saette, una pioggia incessante, cioè... Meno male che non grandina, almeno incrociamo le dita perché non si può mai sapere. Ma guardatelo ancora all'opera con che dedizione. Sembra quasi un manovale. Io quasi quasi gli farei aprire un gommista eccezionale. Mo se deve vedere a fine lavoro quanto cavolo mi chiede. Ok, questa è stallonata. Come potete vedere, la gomma è stallonata su tutti e due i lati. Andando a premere con la mano si abbassa la spalla. E quindi ora si vanno a prendere le leve. Talmente l'emozione di essere ripreso che Michele sta cercando in tutti i modi di metterci un mese, da notare il tempo che più va avanti con la procedura e più si incazza. Anzi, ve lo faccio vedere un attimo. Prima facciamogli mettere la prolunga e inquadriamo questo meteo eccezionale. Come vi dicevo, ha anche appena installato l'aggeggio che simula il ginocchio, ne installa due, abbassa la gomma e praticamente vanno a incastro. È tutta roba di plastica che non va a rovinare il cerchio. Quindi ora prende il sapone bello nero perché col cerchio nero quello bianco sembrava brutto, perché quando uno deve spendere, deve spendere. Manco i gommisti ce l'hanno io, manco i gommisti. No, perché i gommisti non spendono tutti questi soldi. E va a spennellare il supporto per stallonare definitivamente la gomma e anche un polo pneumatico. Non troppo che costa, che più ce ne metti, più soldi mi chiedi. Ora prendiamo la leva, che anche questa è stata comprata in maniera chic da un lato Teflon e dall'altro acciaio, tutto per preservare i cerchi. Della mia, ricordiamolo Va sempre. bene, della tua, in questo caso della mia, che dobbiamo fare? E guardiamo ora lo sforzo, allontaniamoci perché se gli sfugge sta mazza mi ammazza. Oh, come potete vedere, subito è entrato e l'aggeggio che simula il ginocchio è saltato. Ora andrà man mano a ruotare, va a spostare questo supporto e come vedete la gomma si sta sollevando praticamente senza sforzi. Un lato è andato e ora andiamo a togliere anche l'altro lato della spalla.
Guardate con che facilità si riesce a togliere la gomma. Effettivamente non me lo sarei mai aspettato. Eccolo qui, il cerchio è pronto per essere lavato. Ora Michele si affaticherà anche a lavarlo. Ce lo fa? Va. Come avete potuto ben capire, Michele non è tanto per la quale nel lavarmi il cerchio, quindi vabbè, rimontiamo la gomma, va che è meglio. Per rimettere lo pneumatico andiamo a guardare il senso della freccia sul cerchio, o tanto se sapete dov'è la catena andrete benissimo a capire qual è il senso del cerchio, e guardiamo anche la freccia dello pneumatico che è qui e quindi deve corrispondere esattamente allo stesso verso del cerchio. Diciamo che per le moto da pista non c'è tutta questa differenza perché le gomme sono slick. Normalmente questo accorgimento si usa soprattutto per le gomme stradali o le gomme rain che devono drenare di più l'acqua. Però il senso c'è, quindi è sempre meglio rispettarlo. Ora andiamo sempre col sapone ad inumidire la spalla della gomma e con un gesto atletico andiamo a reinserirla. Questa gomma è molto morbida, quindi non è tanto difficile. State sempre attenti alle dita perché mentre spingete, se ci mettete le dita in mezzo, cioè tra il cerchio e la gomma, direi che potrebbe fare un po' male. Poi, se vogliamo essere pignoli, Oh, siamo pignoli. faccio il trattamento da Ducati su una BMW. Il pallino rosso indica praticamente il punto più leggero della gomma Sì. e andrebbe montato in corrispondenza della valvola. Facendo Ok. in questo modo, praticamente diminuiamo il numero dei pesetti per l'equilibratura. Visto che costano tanto. Esattamente. E poi ragazzi vi faccio vedere che pesetti monta Neri by Ducati. È proprio una brutta persona. Ora andiamo a reinserire lo pneumatico, quindi rimettiamo l'adattatore per andare a girare la gomma diciamo sul cerchio. Per reinserirlo, restringe la vite per riprendere bene la distanza. Ora prende finalmente il sapone che doveva prendere prima, ma lo prende ora. Non si vede quando mette il sapone perché il colore è praticamente identico alla gomma. E lo va a spalmare su tutta la spalla. Il supporto. Crede. Adesso aggiungendo questo, Si è abbassata la spalla della gomma e senza quindi è dover più stare a facile. impiccarti facendo così. Ok. Quindi diciamo è una comodità. Ed Finito. ecco qua. In pratica ora Michele andrà a rismontare tutto lo smontagomme che blocca lo pneumatico. Prendiamo il compressore, gli diamo una bella gonfiata prima senza valvolino in modo da far ristabilire bene lo pneumatico sul cerchio. Poi rimettiamo il valvolino, mettiamo la pressione e il gioco è fatto. Senza valvolino ora andiamo a rimettere in sede la gomma. Ha fatto i due scoppi soliti, quindi ora andando a togliere potete sentire il sibilo dell'aria che esce e si va a rimettere il valvolino. Con il valvolino messo si va ad effettuare la pressione e si va anche ad effettuare l'equilibratura del cerchio. Al cerchio posteriore diciamo che serve o non serve, ma per una cosa più professionale è sempre meglio utilizzarlo. Mette una pressione all'incirca di 1,8, tanto poi per uso pista andrà tranquillamente ad essere fatta a termocoperta, quindi a gomma a temperatura. Per uso stradale invece mettete la pressione dichiarata dalla casa madre e dal produttore dello pneumatico. Andiamo ad Ho tutto messo. equilibrare la gomma, prendiamo Tutto fatto bene. l'equilibratrice. Michele ha già fatto i segni sul tavolo perché lui ha trovato già la bolla, come potete vedere è perfettamente allineata perché bisogna avere il macchinario tutto allineato, altrimenti poi ci va un grammo in più e i pesi costano. E quindi ora andrà a prendere il cerchio, metterà l'adattatore, sempre quello piccolo piccolo di qui sopra che dicevamo prima. Guardate quanta gente per prendere un cerchio, sembra un cerchio
di una macchina. Si inserisce l'asta da un lato, il teflon anche dall'altro, questo serve per mantenere il cerchio in bolla. Quindi ora un gesto atletico e si va ad inserire nel macchinario. Andiamo a girare pian pianino il cerchio, vediamo un po' se dove si ferma comincerà a girare. Guardate, cioè, come stabile, non guadagna neanche velocità, niente proprio. Io non ce lo metterei il peso. Perché abbiamo messo il puntino rosso sulla valvola. Oh, perché ha avuto questo piccolo accorgimento. Nel frattempo che si ferma, facciamo vedere la dotazione dell'officina del mobile. Officina autorizzata, diciamolo, autorizzata da se stesso. Questi qua sono praticamente quelli che monta la Ducati. Oh. Solo che la Ducati li monta argento, invece l'ho presi per spendere di più neri, così sul cerchio nero manco si vede. Oh, e noi montiamo infatti le cose nere perché abbiamo il cerchio nero. Poi anche questi altri da poveri. Che monterò al Conte. Oh. Questi qua, sempre neri così. Sono in via. Però costano meno, così mi chiede quei 5 centesimi in meno. Esatto. Ora andrà a prendere il gessetto, andrà a segnare il punto in alto, che è il punto più leggero, e quindi nella parte sottostante andremo a mettere il pesetto e poi andremo a rigirare di nuovo la ruota. Oh, cioè, usa prima i pesi di prova per stare tranquillo, per non sprecare i pesi che hanno l'adesivo nuovo. Quindi poi si andrà anche a pulire la parte del cerchio dove si andrà a mettere l'adesivo, altrimenti poi mentre gira la ruota li sputeremo via. Facciamo la prova con 5 grammi, il nastro reggerà il peso, va un po' a girare e vede un po'. Come potete vedere, se la parte col pesetto non scende, infatti il cerchio rimane perfettamente fermo, allora i 5 grammi bastano e avanzano e possiamo mettere il pesetto nuovo. Procediamo con i saluti finali del buon Michele, del buon Conte o del cattivo Conte. Michele, alla fine sono riuscito a convincerlo anche a lavarmi il cerchio, signori. Inquadriamo il cerchio. Con il pesetto invisibile. Oh, il peso non si vede, il cerchio è bello pulito. Michele, non è mai stato così pulito il cerchio, anche se non l'hai pulito proprio perfettamente, perché ha usato solo lo Chantecler. Siamo passati da lercio a sporco. Oh, quindi già un grosso passo in avanti. Io con questa bella dichiarazione vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale e dirmi se anche voi avete uno smontagomme come quello del Sor Dersmo Sbirro, se l'avete comprato, l'avete affittato, ve lo siete fatto prestare un amico, o avete anche voi un amico come me che si vuole affaticare. Esattamente, che non è facile. Oh, non è facile trovarlo, ma quando lo trovate... A gratis! Notizia bomba, ragazzi, non ho cacciato un euro, io speravo di salvarmi, infatti ora l'ha detto e registrato, poi io non gli do più una lira. Quindi ci vediamo alla prossima, mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate, Ricchi Premi e Cotillon, ciao e gas!